Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti sul mio canale, benvenuti su un nuovo episodio di City Skyline. Ragazzi, questo gioco sta prendendo davvero tanto, mi avete dato dei suggerimenti ottimi, ok, per cui ho eliminato i tralicci che qui arrivavano, perché abbiamo potuto vedere effettivamente che adesso l'elettricità si irradia, per cui basta semplicemente far arrivare questi tralicci fino a qua, che riusciamo a soddisfare l'elettricità un pochino di tutta la città. Io adesso stavo pensando anche, visto che abbiamo una città che è in continua espansione e un pochino le pale eoliche purtroppo non è che ci stanno troppo dietro, non abbiamo soldi per fare nulla, sono triste, bisogna che aspettiamo, anzi qua ho velocizzato parecchio, bisogna che aspettiamo un attimino di fare dei soldi, non ne stiamo guadagnando però moltissimi. Tra l'altro alcuni di voi mi hanno detto che grazie a questi pannelli, se non vado errato, è possibile vedere, ecco, le risorse naturali, che però ovviamente sono fuori adesso dalla nostra zona, e non so bene che cacchio di rumore è stato questo. Non so bene come si possano andare a recuperare. La criminalità. Ecco, criminalità ce n'è un po' più elevata qui a quanto. Ah no, ma sono le stazioni di polizia. Sì, scusatemi, queste sono le stazioni di polizia. È molto basso il valore di criminalità, la cosa mi piace. I livelli. Sì. Ok, dove sono i commerciali? Gli uffici, eccetera, eccetera. Oh, stanno aumentando, perfetto. Il vento, va bene, il traffico purtroppo è un po' intasato qua. Dovremmo riuscire a fare, e qua non ne parliamo, per cui facciamo una cosa di questo tipo. Strade. Cerchiamo di migliorare il transito delle strade in questo modo. Mi spiace che molti non la vedano di buon occhio, però insomma è sicuramente migliorato, e facciamo anche così. In questo modo dovremo migliorare parecchio la i periodi di percorrenza, insomma, eccola, la viabilità, perché qua sennò veramente ci si intasava a dismisura. Ok, con le strade siamo a posto, dovremo semplicemente andare avanti, però si può comprare. Oddio ragazzi, sto morendo. Questa cosa mi fa impazzire. Non è possibile. È fantastico. Questa cosa è eccezionale. Io vado decisamente a prendere questa zona, che a livello di pascoli e foresta vanno perfettamente. Scusami, tu stai fermo. Qui invece andiamo a lavorare anche qua su pascoli foresta. Qua ci sono risorse naturali. E qua anche, però, per quanto riguarda i minerali. No, io vorrei puntare. Per favore, state fermi, state zitti. Io vorrei puntare a questo, che ovviamente costa una quantità di denaro che è inverosimile. Per cui, stavo scherzando, ragazzi, non faremo nulla di tutto ciò, è un peccato. Va bene, d'accordo. Dovremmo fare i soldi adesso, ragazzi, per cui dobbiamo aspettare facendo, richiamando insomma, ecco, nuovi cittadini. Ecco qua. Adesso purtroppo ci vorranno molte più strade per fare tutti questi nuovi cittadini. Facciamo anche queste zone che sono nuove, però non sono proprio ottime, proprio appetibili vicino alla zona industriale, ma non importa, vedremo di cavarcela ugualmente. Avremo bisogno sicuramente però di nuove strade per poter fare qua ne stanno arrivando qualcuno in più, però abbiamo bisogno decisamente di nuove strade per poter sviluppare ulteriormente la nostra città. Allora, intanto facciamo una strada lunga così, e diamo nuovi spazi abitativi.
Ok, sperando ovviamente che questo accresca ulteriormente ovviamente la richiesta industriale. Qua c'è un incendio. Però stanno già arrivando i nostri pompieri, vero? Sì, eccoli qua che arrivano. Guardate che belli, che brava. Mamma mia, l'animazione, ragazzi, è strepitosa. Io giochi così veramente ne ho visti. Ma sta cosa la si può togliere per piacere? Cioè mi sta infastidendo un po'. Ok. Allora, però c'è anche richiesta industriale. E non capisco il perché qui non venga... Ah, perché non l'ho data. Aha. E noi cosa stiamo aspettando, ragazzi? Questa deve essere tutta industria. Voglio denaro, voglio money, voglio big money. Adesso però serve elettricità. Serve decisamente più elettricità. Qua siamo senza. Allora, andando però sull'economia, possiamo andare sul budget e aumentare il budget speso per l'elettricità. E magari potremmo abbassare ancora quello dell'acqua, perché credo che con l'acqua... Ah no, cazzo, con l'acqua arriviamo giusti giusti. Per cui rimaniamo fermi come siamo. Presto ci sarà da dover fare sicuramente delle nuove stazioni, sì, delle nuove cose per l'elettricità, perché guarda qua, anche qua l'acqua qui non arriva, dobbiamo costruire dei nuovi tubi. Ok, e fin qua ci arriviamo, perfetto. Ok, mi sta piacendo molto come sta venendo fuori questa cittadina. Il discorso dei distretti devo capirla ancora un pochino bene, eh. Oh, ma stanno facendo... Che bello. Allora, questa è l'economia. Abbiamo detto, ecco qua, per fare... No. Le decorazioni. Come caspita è che si facevano i distretti? Non me lo ricordo più. Aspetta, aspetta. Ah, sì, eccole qua. Eccoli qua. Farming Industries, oppure le zone verdi. Ok, Park Recreation, Smoking Ban. Oh, carino anche questa cosa qua per bannare il fumo. Ok, aumenta la felicità, no, decresce la felicità però aumenta la salute. Bellissimo, questa cosa qua è eccezionale, io devo dire. L'hanno pensata davvero bene e mi piace davvero molto. Allora, siamo un po' scarsetti di elettricità e noi però purtroppo credo che non abbiamo i soldi per poter fare nulla. Dobbiamo raggiungere i 6.000 e vedo che però adesso a livello di finanze non stiamo andando proprio bene bene bene, eh. La tassazione la potremmo magari aumentare leggermente, no? Cosa ne dite? Potremmo per esempio arrivare a un 15%. Le industrie arriviamo quantomeno a un 10 e arriviamo a un 10 anche qua. In questo modo dovremmo guadagnare già un qualcosina di più. Ok, infatti, visto che sono tutti molto felici, questa cosa ce la possiamo permettere. Ok. Allora, appena arriveremo... Adesso, vabbè, possiamo velocizzare un pochino il tempo, ok? In questo modo, al di là che stanno arrivando nuove... Sì, ne arrivano di molti. Ma questi sono parcheggiati, che figata. Ci sono pure i motorini. Ma è fantastico, ragazzi. Cioè, oh, ma ci rendiamo conto di questo gioco com'è? Cioè, guardate, le macchine. Ci sono addirittura le macchine fighe. Posso anche andare a prendere singolarmente, cioè mi stai dicendo che potrei prendere singolarmente una persona? Cazzo, sì. Bellissimo, bellissimo davvero. Adesso c'era altro, si erano sbloccati dei nuovi, una nuova scuola, vabbè che non abbiamo i soldi per poterla fare nello scorso episodio, ok, però per il momento non abbiamo i soldi per fare una cippa. Io però ho bisogno, eccolo qua, adesso abbiamo i soldi per fare questo.
Adesso è necessario. Siamo arrivati al momento di necessità. Quindi costruiamo ancora questo edificio. Adesso siamo un po' più scarsetti di soldi, ma non importa. Dovremmo però aver recuperato. Cosa succede? Cos'è questo? Tasse eccessive, forse, probabilmente. Allora andiamo a sistemarle magari leggermente. Arriviamo magari, non lo so, a un 13%. E cerchiamo anche di non rompere i coglioni, perché qua non c'è acqua. Dobbiamo aumentare quello che spendiamo a livello di budget all'acqua. Arriviamo allora all'85%. Vediamo un po' come va. 86, giusto perché... Ah no, perché qua non abbiamo fatto i tubi proprio. Già. Allora, li costruiamo. Ragazzi, scusatemi, proprio vi ho bellamente ignorati. Ok. Adesso ci siamo. Fatemi vedere però a livello di acqua quanto stiamo... Siamo messi molto bene, per cui io direi che potremmo leggermente calare. Arriviamo quantomeno al 75%, che risparmiamo un po' e guadagniamo un qualcosina di più. Allora, adesso c'è molta richiesta di lavoratori e quindi di nuove case, per cui possiamo costruire sicuramente delle strade. Allora, io farei così e così, e andrei fra poco a fare il discorso anche di qualche curva. Per esempio, no, allora, da qua, se io volessi, non lo so, fare così, arrivare fino a qua, posso arrivarci con una bella curvetta. Ok, perfetto, iniziamo a variare un po' sul tema. Qua devono essere tutte abitazioni perché c'è una forte richiesta. Facciamo anche delle zone commerciali, che inizia ad esserci molta richiesta anche di questo, e le facciamo vicino per andare qua alla zona industriale. Ok, adesso dovremmo comunque sia sfruttare ulteriormente, cioè altre strade, altre case, cioè come fa, come direbbe il nostro Peter Griffin. Per esempio, io farei così. Qua se ne vanno via due negozi, ma me ne sbatto un attimino la ciolla, perché nuove abitazioni le facciamo arrivare magari fino a qui, e poi andiamo a prendere, ecco, e un po' di negozietti in più. Ok, qui manca ovviamente altra elettricità, siamo giusti, per cui devo aumentarne il budget. Oppure quanti soldi mi ci vogliono per fare questo? 19.000. Potremmo comunque aumentare adesso il budget, poi lo abbasseremo e faremo un'industria tipo quella, perché stiamo spendendo davvero tanto adesso qua in elettricità per fare andare un po' tutto. Giustamente qua manca il collegamento. Ok, anche l'acqua a quanto pare adesso però ha bisogno di dover essere ovviamente alzata. Yeah, sbloccate nuove cose, abbiamo il trasporti, bus, benissimo, il riciclaggio, nuovi incroci. Nuove strade, yeah!
Allora, ragazzi, vediamo subito di darci da fare. Vediamo subito di darci da fare, perché qui... Dove sono le nuove strade? Cazzarola, vedi che si sono sbloccate qua, io non lo sapevo. Possiamo fare l'upgrade. Eh sì, mi devo ricordare che c'ho anche la scuola da dover fare. E qui c'è una certa ignoranza, per cui... Abbiamo soldi? Sì, cazzo che abbiamo soldi, guarda che figata. Bene, allora. Ok, mettiamo, lo mettiamo qua. Dunque, dobbiamo sistemare alcune cose. Dobbiamo sistemare alcune cose. Quindi mi serve elettricità. Voglio... Allora, faremo ovviamente un po' di inquinamento con questo, però se noi potessimo magari sistemarlo in una zona leggermente fuori dal casino, ecco, vorrei fare ad esempio una nuova strada, magari anche vicina, ok, che da qua parte mi arriva. Qui. Oh, aspetta, 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 no. Ok. Ok, allora la facciamo arrivare fino a qua. E basta. Dove posso mettere magari, appunto, un po' fuori dai coglions, questa... Ok, questa nuova costruzione. Abbiamo speso fondamentalmente tutto. E a livello di elettricità sì, ci dovremmo essere, tra l'altro, perché mi ci passano proprio qui. È l'acqua che adesso ha dei problemi. Allora, fatemi vedere un attimo l'elettricità. L'elettricità no, anche è bassa. Perché ovviamente questa è una cosa che va a carbone. Perché va a carbone, non ho notato, non ho valutato questa cosa, ragazzi. Sono un po' un piccio. Quindi, come caspita si dovrebbe fare? Dovrei estrarlo. Ma a parte il fatto che, forse dando il play qua, lo devo estrarre oppure si può... Allora, facciamo una cosa. A livello di minerali, dove devo guardarle? Dove guardo? Noise, fire, distretti. Ho bisogno di capire dove sono le zone per i minerali, perché immagino che le industrie mi possano procurare natural resource. Ok. E non c'è una fava qua. Non c'è una beneamata fava, non mi serve a niente, quindi... In realtà questa cosa... Ah no, adesso sta operando. Ok, mi brucia soldi, però mi sta operando. Adesso a livello di elettricità credo dovremmo essere a posto. Perfetto, per un po' lo siamo. Per cui a livello economico qua possiamo un po' abbassarlo. E qua magari lo alziamo al 100%. Vediamo adesso anche come siamo messi. Water va bene. Ecco, qua forse non siamo coperti. Non siamo assolutamente coperti qua, ecco dov'è il problema. Ho capito qual era l'inghippo. Allora, esattamente questa icona che cosa dovrebbe starmi a significare? Bene, questa information about the work, eccolo. Ah, ok. Ho capito. La popolazione. Il viola. Ah, qua mi dà anche la giovani, adulti. Ok, ho capito.
Qua ci sono problemi con il discorso acqua, sempre perché non abbiamo portato i tubi, per cui mea culpa, ragazzi, vi ho proprio cacato di striscio. Ok, qui dovremmo essere a posto, adesso vi ho allacciato. E l'acqua funziona fin troppo. Potremmo anche leggermente abbassarla, così come forse anche l'elettricità, sì. Per cui a livello finanziario andiamo ad abbassare al 100% magari questo, così risparmiamo un po'. E andiamo a risparmiare anche su questo. Ok. Adesso potremmo utilizzare anche il discorso dei mezzi di trasporto, gente. Potremmo utilizzare quindi le fermate degli autobus appena avremo i soldi. Appena avremo i soldi. Però sta crescendo molto bene, ragazzi, la città. Mi sta piacendo davvero tanto. Non credo ci sarà bisogno neanche del discorso dei distretti. Appena solo avremo i soldi per poter acquistare. Cosa succede qua? Abbandonate. Perché? Perché abbiamo bisogno di lavoratori. Abbiamo decisamente bisogno di lavoratori. Quindi, ragazzi, servono nuove case, servono strade. Servono strade. Allora, devo pensare a tantissime cose in realtà. Perché, allora, così, pensare a tantissime cose. Infatti io metterei un secondo in pausa, perché non solo voglio fare questo, ma vorrei anche possibilmente fare un upgrade, se possibile, alle strade. Ecco, qua già c'è qualcosa che non va. Solo che non mi ricordo come caspita si fa. Forse, eccolo qua, upgrade road. È più semplice di quanto pensassi. Ok, tutta la zona commerciale, ad esempio, potremmo fare un bel upgrade, che non costano nemmeno, mi sembra, eccessivamente. Ah, però qua non lo posso fare perché lo spazio è già occupato. E qua vedete, bisogna disintegrare le case, purtroppo. Però lo facciamo per amor della patria, ok? Adesso spero ritornerà la popolazione, ma facciamo questo piccolo upgrade aspettando che adesso ritornino a... Cos'è successo? Oddio, cosa ho disintegrato qua? Ho disintegrato qualche cosa. Cosa succede? No, no, l'elettricità c'è, ragazzi, non vi spaventate. Cioè, è tutto a posto. È stato solo un momento, ok? Ok, stanno ritornando a costruire tutta la zona commerciale, tutte le varie cose. Lo so, è stato un bel casino dover fare questa cosa, però penso che ne possa valere la pena. Ma forse l'ho fatta troppo grande, perché dovevo rimanere qui a fare l'upgrade, no? Qua non lo posso fare l'upgrade. Ok. Perché si fanno gli upgrade da una strada bella tosta all'altra. Ok. Qua che bello. Che figo. Bellissimo. Comunque adesso c'è spazio per tutti quanti. Questa rotonda è eccezionale. Vedete che si può mettere in una posizione tale. Che cavolo succede qua? Che cosa sono queste? Io purtroppo, portate pazienza, non... Dead person. Quindi tu mi stai aspettando cosa esattamente? Un cimitero, suppongo. Che non ho soldi per fare, perché costa 8.000. Fra poco però lo possiamo fare. Per cui io credo che il cimitero sarà il caso di farlo. Eccolo qui. Allora lo farei
Ma là in fondo non ci arriviamo. Là in fondo, ragazzi, non riusciamo ad arrivarci. Vabbè, io intanto lo posso fare qui, perché non lo vorrei fare proprio vicino vicino alle case. Non penso sia una cosa bella o che le persone vogliano. Beh, in realtà se lo facessi qua sarebbe la cosa meglio. Vabbè, sentite, vediamo un po' cosa succede. Ah, sono tutti contenti. Vivere accanto a un cimitero è una cosa che rende a quanto pare felici. Io onestamente sarei inquietato non poco. Qui manca ovviamente, mancano le tubature, per cui le andiamo a mettere e dovremo anche alzare il budget, a quanto sembra. Io sono qua che sto cercando di risparmiare il più possibile. Ok, allora ragazzi, io come sempre spero di farvi cosa gradita. Qua non capisco, questi sono abbandonati, non sta andando molto bene a quanto pare. Vabbè, tiriamo giù gli edifici abbandonati perché servono più lavoratori a quanto sembra, ma le zone, ragazzi, ci sono tutte. Ok, possiamo chiudere questa pagina qui. Quindi io vorrei da voi, ragazzi, qualche consiglio, qualche suggerimento, se qualcuno di voi mi sa dire. Io anche il discorso qua dei distretti, adesso ne stanno venendo sempre di più. Il riciclaggio, fammi vedere che cosa fai al riciclaggio. No, non per esempio, potrebbe essere una bella cosa, per esempio, questa qui, se noi andassimo a fare il discorso del riciclaggio. Allora, potremmo fare questa cosa anche. Già ci sono degli abbandonati, non si sa il perché. Un altro edificio abbandonato. Vabbè, la togliamo e facciamo spazio magari ad altre persone che invece vogliono arrivare. Anche perché sembra che ci sia una certa richiesta comunque di negozi, di zone commerciali, quindi non capisco molto bene. Cosa si vuole esattamente? Allora, vediamo un po' se possiamo fare. Allora, queste zone qui, ampliare un pochino. Sì, ma non ho i soldi per fare una nuova cosa qua, eh. Ok, allora ragazzi, mi raccomando, commentatemi, suggeritemi per favore le vostre idee, datemi qualche consiglio, qualche vostra esperienza di gioco. Io vi ricordo come sempre il canale, sì, la pagina di Facebook, ragazzi, che trovate in descrizione. E se un giochi come questo vi piacciono, vi ispirano, volete giocare anche voi, lo trovate sempre sul link in descrizione, il sito di G2A, dove potete trovare questo gioco ad un prezzo davvero, ma davvero ottimo. Per cui mi raccomando, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video come sempre, e state in campana! Alla prossima!